Dio ha rivelato ai suoi figli tutto ciò che deve avvenire. Dio ha rivelato tutto il suo piano di salvezza, ma ha rivelato anche dove andremo e chi saremo. Dio farà nuovi cieli, nuova terra, e Lui sarà per sempre in mezzo a noi, e noi saremo con Lui. Tutti coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore, che hanno creduto col cuore, non solo con la mente, col cuore, dice la parola di Dio, hanno fatto un'esperienza con Gesù, hanno la certezza, sono scritti nel libro della vita. Però bisogna rimanere in quel libro, perché possiamo anche scadere dalla grazia, c'è questo pericolo. Allora il Signore ci avverte, ci dice: vedete, io ho preparato ogni cosa, siate pronti, perché ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Nel primo capitolo di Apocalisse inizia proprio così: beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e ne fanno tesoro. Il tempo è vicino, dice il Signore ancora. Ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Signore, ma non siamo salvati per fede? Sì, siamo salvati per fede, ma la fede senza le opere è morta, dice Giacomo. Il Signore ci ha salvati per fede e siamo salvi, però dobbiamo fare le opere che Lui ha innanzi preparate per noi. E vedremo l'opera di Dio e ci rallegriamo pure, perché la vediamo che attraverso di noi il Signore ha operato. In Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 10, dice: noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Come compariamo davanti al tribunale di Cristo?